Ciao ragazzi, oggi mi sono chiesto qual è il numero migliore nel mondo del calcio e allora ho deciso di creare un torneo tra numeri, ovvero, adesso vado a spiegarvi cosa intendo nel dettaglio. Ho inserito in una squadra tutti i migliori numeri 1, in una squadra tutti i giocatori con la maglia numero 2, in un'altra il numero 3, numero 4, tutto ciò fino al numero 11. Dopodiché ho inserito queste 11 squadre più la squadra con i giocatori con la maglia numero 20 perché mi serviva un numero pari di squadre in un campionato. Andremo a far disputare a queste squadre il campionato e le prime 8 che si classificheranno in questo torneo andranno ad affrontarsi in un altro torneo a eliminazione diretta per decretare il vincitore dei numeri di maglia. Andiamo a vedere un po' però quali giocatori comporranno le nostre squadre. Premessa, non dovrebbero esserci errori con i numeri di maglia, però potrei aver avuto qualche svista e aver dimenticato qualche giocatore, perché ci ho messo tipo 2 ore solo a preparare le rose, quindi capitemi. Però dovrebbe essere tutto a posto. Altra cosa importante, mi sono basato sui numeri di maglia della stagione appena passata, perché su FIFA non erano ancora aggiornati. Ma tanto, poco cambia ai fini del video. Partiamo con la squadra dei numeri 1, che ha Neuer davanti, in porta Castils e in mezzo al campo Allison e Navas pronti a inventare. La squadra dei numeri 2 invece si presenta con Walker in porta, visto che l'ha già fatto in passato, Dumfries prima punta e Upamecano e Toloi in mezzo al campo. Per la squadra dei numeri 3 invece abbiamo una superstella, Fabinho pronto a gestire, e in difesa Chiellini, Albiol e Militao. In porta invece Ruben Dias. Squadra dei numeri 4 abbiamo Araujo, Torres, Romero, Camara, Sergio Ramos e in porta chi se non De Ligt. Numeri 5, Jorginho, Parejo, Maguire davanti e in difesa Sergio Busquets e Marquinhos. Squadra dei numeri 6, una delle principali candidate alla vittoria, davanti la stella, Pogba, speriamo che non si infortuni, e dietro De Vrij, Thiago Silva e Guendouzi. Numeri 7, la squadra principale candidata alla vittoria, perché davanti loro hanno Cristiano Ronaldo, Mbappé e Son, e in mezzo al campo Kanté, Pellegrini e Ousmane Dembélé. Squadra di numeri 8, di solito sono i centrocampisti centrali, quindi sono i giocatori più completi, Tchouaméni, Tonali, Kroos, Goretzka, Tielemans, Gundogan e chi più ne ha più ne metta. I bomber, i numeri 9, Lewandowski, Benzema, Suarez, in porta Osimhen e difensori centrali, tutta scuola Serie A, Giroud e Icardi. E per i numeri 10 invece abbiamo Ben Yedder, Mané, Neymar, Kane, Modric, Sané, Mounier in porta, Rashford e Tadic, terzini. Squadra di numeri 11, anche questo è uno squadrone, Salah, Ibrahimovic, Sterling, in porta, Timo Werner e difensori, Coman, Inaki Williams, Ian Uzai e Zaha. E per ultima, come vi ho detto, c'è la squadra dei numeri 20, perché mi serviva il numero pari, quindi ho scelto un numero che era ben rappresentato, e abbiamo Vinicius e João Félix come stelle della squadra, con Bernardo Silva pronto a inventare. E poi c'è anche João Mario, terzino sinistro. Ma è giunto il momento di andare a creare il campionato e di andare a far scontrare queste squadre, per vedere quali saranno le 8 che si qualificheranno alla fase finale. Creato il torneo andiamo a scegliere a caso una squadra, tanto non mi ricordo a che numero di maglie equivalgono, quindi prendiamo l'Everton e andiamo dentro col campionato, la prima fase del torneo. Visto che è solo un torneo di qualificazione, raga, ve lo simulo tutto, non vi sto a fare il recap a metà campionato o altro, e andiamo poi a vedere direttamente alla fine delle partite quali saranno le 8 squadre che avranno accesso alla fase finale, alla Final 8. Questo cappello sembra Simba. Uè. Terminato il torneo, andiamo a vedere quali sono le 8 squadre che hanno passato il turno. Al primo posto troviamo i numeri 7, che ovviamente potevano non passare, Cristiano Ronaldo, Mbappé e tutti gli altri. Al secondo posto i numeri 4, al terzo posto gli ultimi arrivati, i numeri 20, capitanati da Vinicius. Al quarto posto i numeri 9, con Benzema, Lewandowski e tutti gli altri. Seguono i numeri 6, con il Chelsea, che arrivano al quinto posto. Passano anche i numeri 11, che qua erano rappresentati dal Liverpool. E ultime due squadre che passano al prossimo turno sono i numeri 10 e i numeri 5. Per fortuna che sono passati i numeri 10, perché sennò non era divertente. Dunque, inserite le 8 squadre che hanno passato il turno in un torneo di eliminazione diretta, andiamo a vedere quali sono gli accoppiamenti dei quarti di finale. E questi sono gli accoppiamenti dei quarti di finale. Prima sfida, numeri 6 contro numeri 4. Seconda sfida, numeri 10 contro numeri 5. La terza sfida è di fuoco, numeri 11 contro numeri 7. Mentre l'ultima sfida vedrà i numeri 9 con Lewandowski e Benzema contro gli ultimi arrivati, i numeri 20. Andiamo dentro col primo match, numeri 6 contro numeri 4. Pogba in attacco per i numeri 6, Ramos in difesa per i numeri 4. 3, 2, 1, let's go. E vincono 2-1 i numeri 6 con gol di Thiago Alcantara e Palinha, eliminati i numeri 4. Numeri 10 contro numeri 5, vediamo chi avrà la meglio. E vincono i numeri 5, incredibilmente eliminati i numeri 10 con errore dal dischetto di Harry Kane. Incredibile, raga. Jorginho la decide. Big match, numeri 11 contro numeri 7, non so per chi tifare.
Però secondo me vincono i numeri 7, dai. Non possono uscire i numeri 7, però anche i numeri 11 hanno un bello squadrone. Vediamo Vlahovic in porta se farà i miracoli. È incredibile, eliminati i numeri 7, vincono i numeri 11. Doppietta di Sterling e gol di Momo Salah. Non basta il gol di Mbappé per i numeri 7. Numeri 9 contro numeri 20. Non avranno speranza secondo me i numeri 20, che sono una squadra un po' buttata lì a caso. Dai, numeri 9, non deludetemi, eh. È incredibile. Passano i numeri 20 con gol di Hakan Çalhanoğlu e gol di Piotr Zielinski. Dall'altra parte aveva segnato Benzema, ma un solo gol non basta per arrivare in semifinale. E dunque siamo giunti alle semifinali. Numeri 6 contro numeri 5 e numeri 11 contro numeri 20. La prima sfida è tra i numeri 6 e i numeri 5. Le formazioni già le conoscete e allora andiamo dentro a vederla integralmente. Allora, i numeri 6 hanno uno squadrone. Allan, Pogba, Thiago, Kimmich, Verratti dovrebbero vincere. Dall'altra parte però comunque c'è Marquinhos, c'è Arthur, c'è Jorginho. È una bella squadra perché da una parte sono praticamente solo centrocampisti, dall'altra è un misto tra centrocampisti e difensori centrali. Interessante, interessante, vediamo. Ormai i miei favoriti per il torneo sono diventati i numeri 6, però non si sa mai. Attenzione, perché Paul Pogba gonfia la rete, 1-0 per i numeri 6. Da una parte il capitano è Thiago Silva e dall'altra Marquinhos, due brasiliani. Occhio ai numeri 5, pericolosi. Scambio, non so tra chi perché ovviamente i numeri qua sono stati impostati tutti a random quando ho fatto i trasferimenti. Scopriamo i giocatori solo quando fanno gol. Ma per noi tantan tutti il 6 e tutti il 5 sulla maglia, anche se qua sono segnati numeri diversi. Fine primo tempo, per ora in finale i numeri 6 col gol di Pogba. Ora i numeri 5 spingono di più in questo secondo tempo, ma attenzione perché i 6 possono colpire in contropiede. Il miracolo di Gabriel Paulista in porta. 15 alla fine. I 6 sono in finale momentaneamente. Attenzione, ancora! Raddoppio! Paul Pogba nel nuovo ruolo di attaccante porta in finale i numeri 6 virtualmente. È solo questione di minuti ormai. I number 6 devono gestire. Occhio però perché i 5 ci credono ancora. Non hanno fatto praticamente nulla, c'è da dirlo. Perché loro sono principalmente difensori centrali, ci sta che non riescano a costruire gioco. Ed è finita la prima semifinale, i numeri 6 con doppietta di Pogba sono la prima squadra che accede alla finalissima di questo torneo tra numeri di maglia. Seconda semifinale, numeri 11 contro la squadra imbucata dei numeri 20. Vediamo se da imbucati riusciranno addirittura ad arrivare in finale. Let's go! Attenzione! Subito avanti i numeri 11, Marcolino Reus! Occhio però ai numeri 20! Il loro capitano, il più forte, Vinicius Junior. Quando gliela danno il 10 a Vinicius al Real Madrid? Io vi giuro che i numeri 20 li ho messi solo perché mancava una squadra. Non pensavo potessero arrivare in finale. Pensa se vincono loro. Z.Ibra, il numero 11 per eccellenza. Fa 2-1. Attenzione perché ancora Vinicius non ci sta. E fa 2-2. Sta carriando lui la sua squadra. Che miracolo ha fatto Diogo Jota? Mamma mia. I numeri 11 sono sostanzialmente quasi tutte ali sinistre. Mentre i numeri 20, ricoprono un po' tutti i ruoli. E per questo forse che la squadra dei numeri 20 in vantaggio ancora Vinicius, incredibile. Tripletta di Vinicius. Dicevo, è per questo che forse i numeri 20 stanno andando così bene, perché comunque sono una squadra abbastanza completa. Hanno giocatori in ogni ruolo del campo, perché è un numero non tradizionale il 20, ecco. E però, ho parlato, e Ibra mi zittisce, 3-3. Attenzione, ma che spettacolo! Angel Di Maria! 4-3! Come vi ho detto, raga, specifico che i numeri sono quelli della scorsa stagione, perché Di Maria adesso non ha più l'11, ma al PSG aveva l'11. Attenzione, 5-3! Yan Uzai chiude virtualmente la semifinale. Occhio però, perché arriva il 5-4, l'altro fenomeno dei numeri 20. João Félix, ma che partita stiamo vedendo, raga? Tra l'altro mi sono appena reso conto che João Félix non ha il 20, ma ha il 7, quindi ho miscliccato quando creavo le squadre. A sto punto, stavo dicendo, mentre ha fatto gol Salah, che a sto punto spero passino i numeri 11, così non importa che ho sbagliato a mettere João Félix, ecco. Scusatemi. Ma io comunque ero convinto avesse il 20 João Félix. Insomma, me lo sono sognato forse. Attenzione, ancora! La tiene aperta! Aranguiz! 6-5, ma cosa sto vedendo, raga? È finita? Sì, è finita una partita senza senso. E i numeri 11 battono i numeri 20, più João Félix, vabbè, dettaglio, e volano in finalissima. Dunque, dopo un torneo infinito, sono rimaste solamente due squadre. Quella dei numeri 6, rappresentata dal Chelsea, e quella dei numeri 11, rappresentata dal Liverpool. Andiamo dentro con la finalissima. Allora, secondo me vincono i numeri 6, però spero vincano i numeri 11. Perché è troppo facile i numeri 6, sono troppo completi. Cioè, i numeri 6 hanno difensori, Thiago Silva, De Vrij e Nacho. Centrocampisti, Verratti e Guendouzi. Pogba che fa tutto. Thiago che fa tutto. Kimmich che fa tutto. Di là invece abbiamo solo praticamente giocatori offensivi. Vabbè, sarebbe bello vedere
i numeri 11 vincere. Anche perché dopo la semifinale che hanno fatto 6-5 si meritano la vittoria. Prima occasione per i numeri 11, palla alta. Rispetto alle semifinali questa partita è un po' più chiusa. Si vede che le due squadre sentono il peso della coppa. Attenzione per i numeri 6 con Pogba. Pogba tutto fare sulla fascia. Ancora Pogba dentro, lo scambio, non so per chi. Arriva il gol, Marcolino Verratti di testa. Ma cosa sto vedendo, raga, non ci credo. Pensa a te se la decide Marcolino Verratti sta finale. Comunque ogni volta che qualcuno fa gol io ho il computer a fianco per verificare se il numero di maglia è giusto. E prima con Joao Felix ho scoperto che non era giusto. Fine primo tempo, 1-0 per i numeri 6, per ora sono loro i campioni di questo torneo di numeri di maglia. Attenzione, i numeri 11 ci provano, palla dentro, ma non riescono a costruire, non riescono a costruire, perché comunque i numeri 6 dietro sono veramente, veramente forti. C'è anche da dire che i numeri 11 davanti fanno paura, però, boh, vedremo. Vedremo, vedremo, intanto 2-0, sempre lui, Paul Pogba, l'MVP di questo torneo. 55 sul cronometro, numeri 6 che hanno ormai una mano e mezza sul trofeo. Ma non è finita, ci sono i numeri 11. Guardate la stamina di Ibrahimovic, tra l'altro, quanto è bassa qua sotto. C'ha 42 anni, tipo, ci posso stare. Poi qua gioca tipo, centrocampista, non lo so. Riapre tutto Di Maria! Ora ci credo, ora ci credo e voglio i supplementari. Anche se praticamente i numeri 11 giocano in 9, perché Di Maria non ce la fa. Ma ho una domanda. Chi è R.D.T che è entrato al posto di Ibrahimovic senza che io facessi niente? R.D.T, ma che è? I misteri, raga, i misteri. Attenzione, palla dentro, ha segnato lui? Ah, De Tomas! Ok, De Tomas, grande cambio per i numeri 11. Ho appena guardato ed è veramente zarro lui, perché sulla maglia c'ha scritto R.D.T. Ma che... Non bastano i 90 minuti? Tempi supplementari per decidere questa finalissima. Primo tempo supplementare, a reti inviolate, si decide tutto negli ultimi 15 minuti. Se no, ci vorranno i calci di rigore. Pogba, sempre lui, il solito, allarga dall'altra parte, non so per chi, non so per come! Marco Verratti potrebbe averla decisa lui questa finale, doppietta incredibile! Attenzione, ancora, ancora, per chiuderla, i numeri 6, la giocata magica! Allan fa 4-2 e chiude il match. Ed è finita 4-2 con doppietta di Verratti, gol di Pogba e gol di Allan, i numeri 6. Vincono il torneo dei numeri di maglia in finale contro i numeri 11. E allora, con il capitano dei numeri 6, Thiago Silva, che alza al cielo la coppa del torneo dei numeri di maglia, io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video!